A Castel di Sangro sono proseguite le celebrazioni per omaggiare l'anniversario della distruzione della città ad opera dei tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo la funzione religiosa, in corteo, si è arrivati al monumento ai caduti in piazza 7 Novembre, dove è stata deposta una corona d'alloro. Diverse le autorità che hanno presenziato l'evento, presenti anche 3 plotoni interforze, carabinieri, esercito e finanza, una pattuglia di carabinieri a cavallo, una rappresentanza della polizia e i gruppi ANA abruzzesi e molisani. Oggi celebriamo sostanzialmente 2 eventi importanti che hanno caratterizzato la storia della nostra città, ma che è la stessa storia della comunità nazionale. La commemorazione ai caduti è un evento disastroso che ha sostanzialmente annullato quella che era una consistenza sociale, una consistenza di comunità di Castel di Sangro. Io sono davvero contento, orgoglioso, ma interpreto il sentimento di ognuno di noi, di ognuno qui presente, nel constatare, nel riaffermare, nel celebrare un evento che testimonia la ricostruzione fisica e sociale di una comunità. Non è soltanto la giornata della memoria di se stessa. La memoria è un senso nel momento in cui diventa costruzione continua. Io credo che tramandare la storia di questi uomini che hanno avuto il coraggio di sacrificarsi in democrazia e la libertà che molto spesso abbiamo scontato, credo che sia un rito da onorare ogni giorno. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende ogni forza dello spirito, che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.